Attualmente la zona dove si è verificata la frana che mercoledì ha provocato la morte di 3 persone è ancora posta sotto sequestro. Questo impedisce l'avvio dei lavori di messa in sicurezza. Grappoli di peso superiore alla media, una maturazione piuttosto precoce, frenata dalle precipitazioni delle ultime settimane. Non male dopo la mazzata della grandine nella produzione vinicola 2020. Simone Bertini centra l'impresa di Ferragosto. In meno di 5 ore percorre 45 km con 3.000 metri di dislivello positivo. Partenza alle 5 del mattino, arrivo da Superstar. Aperta le visite di uno sparuto gruppo di addetti ai lavori, la baracca che durante la Prima Guerra Mondiale salvò la vita a tanti fanti austriaci, presto in esposizione a Bormio. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Situazione sotto controllo, ma a Chiareggio ci sono 20.000 metri cubi di materiale che vanno messi in sicurezza per scongiurare che si verifichi un distacco simile a quello che in pochi minuti di pioggia mercoledì scorso ha provocato la morte di 3 persone. Vanno messi in sicurezza, ma ancora non si può perché la zona è sotto sequestro, dunque i lavori non possono partire. Se domani la situazione non dovesse sbloccarsi, il sindaco di Chiesa ha intenzione di presentare istanza di dissequestro. Sara Baldini. L'incognita su Chiareggio ha anche delle dimensioni. È rappresentata da 20.000 metri cubi di materiale. Materiale che dopo la frana di mercoledì pomeriggio, costata la vita a 3 persone, è ora osservato speciale. In questi giorni di parziale normalità che hanno visto la riapertura della strada in una maxi finestra diurna che va dalle 7 di mattino alle 19. La strada è chiusa al transito e presidiata la notte. La situazione è sotto controllo. Resta il problema dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza e di sgaggio massi, poiché l'area sia a monte che a valle del ponte sul Nevasco è ancora sotto sequestro. Mentre continuano i sopralluoghi degli esperti, il via alle operazioni da parte della Procura è atteso per domani, ma se così non fosse, il sindaco di Chiesa in Valmalenco, Renata Petrella, ha dichiarato di avere intenzione di presentare istanza di dissequestro. Come confermato dall'assessore regionale alla protezione civile Pietro Foroni venerdì in visita a Chiareggio, i 200.000 euro per eseguire le prime operazioni sul materiale che ancora minaccia la zona, Regione Lombardia li ha già stanziati. Dunque ora è davvero indispensabile poter procedere con i lavori. Intanto domani alle 10 al Santuario della Beata Vergine del Rosario a Comabbio si terranno i funerali di Silvia Brocca e Gianluca Pasqualone, due delle 3 vittime della tragedia della frana in Valmalenco. L'altra vittima, la piccola Alabama Guizzardi, ha ricevuto l'ultimo saluto a Besnate nel pomeriggio di domenica. Rimane invece ricoverato in ospedale a Bergamo il piccolo Leo, 5 anni, il figlio di Silvia Gianluca, che era anche egli insieme alle 3 vittime nella macchina travolta dal fango e dai detriti mentre percorreva la strada che da Chiesa Valmalenco portava a Chiareggio. Nelle ultime 48 ore il piccolo Leo ha dato segnali di ripresa, resta comunque ricoverato nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e i medici che invitano la prudenza non hanno ancora sciolto la prognosi, che rimane riservata. Nonostante le grandinate delle scorse settimane, che in alcune zone hanno penalizzato fino al 50% del raccolto, e le piogge ospiti fisse di questo tratto di stagione, l'annata vitivinicola a 50-60 giorni dalla fase del raccolto si preannuncia tutto sommato buona. Vediamo. Ed eccolo qua l'ultimo rapporto di Fondazione Foglianini per la vendemmia 2020, che ci parla tutto sommato di una situazione non così male, anzi di una situazione piuttosto precoce per la maturazione dei grappoli che vedete alle mie spalle. Oggi siamo a Triasso, altezza 420 metri, per incontrare Donato Ruttico, presidente della cooperativa agricola Triasso Sassella. Un'annata particolare, questa di quest'anno, annata precoce come fu nel 2018. L'annata, diciamo che quest'anno, a parte il lockdown, è partita benissimo, fino a 15 giorni fa che c'è stata una grandinata che purtroppo ha rovinato parte dei vigneti. Nella nostra zona diciamo che è stato colpito un po' meno, abbiamo avuto una perdita calcolata sul 5%, non di più, a parte le traversate dove le vigne sono in cima, che ci sono le traversate, che è stata colpita in modo più marcato, però in mezzo ai filiari diciamo che si è creato un po' di lavoro in più perché devi pulire i grappoli, la percentuale è talmente bassa di danno che possiamo, se l'annata va avanti così, potremmo essere anche contenti. Beh, naturalmente facendo i dovuti scongiuri, quali sono le caratteristiche del grappolo di quest'anno? Sappiamo che per un buon 50% dei casi la vagliatura, quindi il processo di completamento, è raggiunto.
Vabbè, posso dire che il carico era inferiore comunque alle annate 17, 18 e 19, però comunque sempre con una portatura di uva abbastanza anche sostenuta, nel senso che con i diradi probabilmente dovevamo tagliare ancora qualche grappolo. In questo momento diciamo che stiamo viaggiando abbastanza bene come maturazione. L'unica cosa è che la grandine ti ha portato un carico di lavoro maggiore, per esempio nel nostro caso che passiamo in vigna a pulire grappolo per grappolo, togliendo i chicchi che sono stati marcati dalla grandine, ed era un periodo che forse si poteva fare anche qualche giorno di ferie in più per fare qualche camminata, andare qualche giorno al mare. Invece probabilmente le nostre ferie le passeremo in vigna a pulire, per portare comunque un'annata sempre di un bel livello. Un peso medio attuale del grappolo leggermente superiore alla media, con una dotazione idrica senza dubbio positiva a causa dei temporali che negli ultimi tempi non sono certo mancati, rallentando una maturazione che sul finire di luglio era sin troppo pronunciata rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Una cura dei filari portata avanti in maniera certosina e che premia un prodotto finale sempre più riconosciuto nel panorama internazionale. Rosso dagli invecchiamenti importanti, il Valterina Superiore di OCG si divide in 5 denominazioni, specchio delle 5 zone di produzione: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella. Beh, la Valterina in questo momento stava viaggiando in modo favorevole, perché tutti i nostri vini ormai vengono ricercati da tutto il mondo. Noi nella piccola realtà purtroppo dobbiamo rinunciare a mandare anche vino all'estero, perché abbiamo richieste ma non abbiamo la capacità, cioè non abbiamo abbastanza vino per mandare all'estero, e appena appena riusciamo a soddisfare la clientela, diciamo, che abbiamo in Lombardia e in Italia. Comunque speriamo che anche quest'annata, pur avendo meno produzione, ci porti a un'annata sempre di grande livello. Ecco. Il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno annuncia l'annullamento dell'edizione 2020 di Gustosando, manifestazione enogastronomica che da anni attira in Valtellina migliaia di persone. È venuta meno da parte dei comuni che aderiscono alla kermesse la disponibilità nell'organizzare l'evento, una decisione maturata dopo un incontro tra gli enti che ospitano gli itinerari enogastronomici con le associazioni e i volontari che da anni collaborano nell'organizzazione della manifestazione. Più che comprensibile, afferma Simone Songini, presidente del Consorzio Morbegnese, la rinuncia da parte di associazioni di volontariato e amministrazioni comunali, viste le particolari circostanze dell'anno in corso dovute all'emergenza sanitaria. Troppo oneroso, sotto più punti di vista e in ogni caso dall'esito incerto, procedere con la programmazione del Gustosando per il prossimo autunno. E Ferragosto ci ha regalato l'impresa di Simone Bertini, che ha stabilito il nuovo record da Sondrio al Pizzo Scalino e ritorno. Da incorniciare non solo la prestazione sportiva, ma anche la dedica alle vittime della tragedia che ha colpito tutta la comunità della Valmalenco. Così lo sport vince due volte. Paolo Croce. Eccolo! 4 ore e 55 minuti! C'è chi santifica il giorno di Ferragosto con le grigliate con gli amici, c'è chi invece cerca di staccare la spina con una mini vacanza o una gita fuori porta. Un Ferragosto alternativo invece è stato quello del valtellinese Simone Bertini, che ha stabilito il nuovo record da Sondrio al Pizzo Scalino e ritorno. Simone ha dedicato la sua impresa alle 3 vittime della frana in Valmalenco. Facciamo un pensiero alle, siccome avendo percorso la Valmalenco, facciamo un pensiero alle vittime di Chiareggio, che è sempre giusto ricordarle. Allora, ricordando il tempo di oggi, ci ho messo 4 ore e 55 minuti per percorrere 45 km e 3000 metri di livello da Sondrio al Pizzo Scalino e ritorno. Il progetto era stato studiato nei dettagli dal 25enne skyrunner valtellinese, e la meticolosa preparazione durante e dopo il lockdown gli ha consentito di coprire in 4 ore 55 minuti e 31 secondi i 45 km del percorso con 3000 metri di dislivello positivo. Ecco il suo racconto pochi istanti dopo aver tagliato il traguardo. Sono partito a Sondrio, che è circa 300 metri sul livello del mare, arrivando sul Pizzo Scalino, che è 3323. Il percorso, sono partito da Piazza Garibaldi, sono passato prima da Ponchiera, Arquino, percorso tutta la strada della Val di Tognio, passando da Rifugio Val di Tognio, Alpe Painale, Passo degli Ometti e per ultimo il Pizzo Scalino. Preziosa anche la collaborazione e i consigli di Marco De Gasperi, 6 volte campione del mondo di corsa in montagna.
Sono allenato facendo un po' di giri lunghi in montagna, ripetute, e devo dire un grande grazie a Marco De Gasperi per i suoi consigli in questi mesi per prepararmi a questa impresa. Simone è dunque stato accolto da una piccola folla di amici e curiosi in Piazza Garibaldi per il doveroso tributo. Cresciuto nelle file dell'Atletica Alta Valtellina, il 25enne valtellinese sembra avere ancora tutto un potenziale da esprimere. Lo aspettiamo con curiosità alle prossime sfide. Intanto, grazie per la sentita dedica alla Valmalenco. Aperta, ma solo per gli addetti ai lavori, la baracca austro-ungarica della Grande Guerra, ritrovata a 3.000 metri sul Monte Scorluzzo, sopra il passo delle Plategliole al ghiacciaio dello Stelvio, alloggiava 30 soldati in penuria di equipaggiamento e cibo. Ce ne parla Roberta Cervi. Ritrovata pressoché intatta, a più di 3.000 metri sul Monte Scorluzzo, sopra il passo dello Stelvio, una baracca austro-ungarica del conflitto mondiale 15-18, di 10 metri quadri, in legno di larice. È apparsa avvolta nella nebbia, sulla montagna, che in gergo militare è definita di sangue e di ferro. Fu ricovero di 30 soldati, guarnigione ridotta a 10 unità d'estate. Emozionante rendersi conto delle condizioni di come dovevano aver vissuto quegli uomini, fino al momento dell'abbandono, probabilmente il 3 novembre 1918. Giorno in cui gli italiani vi entrarono per prelevare armi, bonificare, metterla in sicurezza facendo saltare l'ingresso. La baracca nel tempo si è riempita di ghiaccio, che ha permesso di conservare la parte in legno e gli oggetti, fino all'avvistamento nel 2015 da parte dei tecnici di Temù. Resisi conto che si trattava di una situazione unica, non l'hanno più lasciata, riparandola anche dagli sciacallaggi frequenti in quella zona. Abbiamo per caso visto l'ingresso di questo buco e ci siamo infilati dentro in maniera un po' così magari anche sconsiderata, ma questo ci ha portato, me e l'operatore, a trovare un primo elemento, cioè una cartolina spedita da casa a un soldato presente probabilmente in questo presidio, e da qui è scatenato l'interesse storico di fare qualche ricerca in più. Beh, abbiamo lavorato qua dentro 178 giorni uomo, proprio di lavori di scavo. Ci vorranno ancora circa 2 settimane per poter di tempo, con una decina di persone che lavorano, a smontare tutto. L'obiettivo è appunto quello, dopo i lavori di restauro di ogni singolo oggetto, sia che è stato trovato sia dalla struttura, di ricostruirla all'interno della struttura di Bormio. Al centro visitatori del parco in Valfurva, dove arriverà ad asciugare anche la baracca smontata al contrario di come era stata costruita, una trentina gli oggetti catalogati: un faro di segnalazione, esplosivo, una lanterna, una piccolissima stufetta per riscaldarsi, frammenti di abbigliamento, coperte in ottimo stato, lettere, scritti di giornali, monete, una bilancina per pesare le razioni di cibo, le fette di pane. Il concetto del reto museale è fondamentale. Qui in Alta Valle abbiamo il Forte di Oga, abbiamo una serie di percorsi della Grande Guerra che abbiamo sviluppato come parco sia sul territorio del Parco dello Stelvio che sul territorio del Parco dell'Adamello, parco in accordo con i comuni e con la comunità montana, con la regia e con le risorse, perché sono tutte risorse di Regione Lombardia, circa 2.600.000 euro per il nuovo museo e per il recupero di questi reperti alla fine nelle varie annate di lavori, sono quasi altri 400.000 euro che sono stati spesi. Si è impegnata perché questo, che è sicuramente un luogo unico, possa trovare poi in città, a Bormio, la sua giusta collocazione per far conoscere a tutti, anche a chi non sale alle alte quote, questa realtà e questa storia del nostro territorio. C'è anche una seconda stanza nata per i sottufficiali, ma molto umida, dunque usata come magazzino. Scarsissimo l'equipaggiamento, penuria di cibo. Un valore elevatissimo dal punto di vista storico e umano, forse il ricovero dei soldati di Andrea Steiner, tenente austro-ungarico di gendarmeria che il 4 giugno 1915, senza aver ricevuto alcun incarico da un suo superiore, occupò Piccolo e Grande Scorluzzo. La Regione Lombardia ha finanziato in modo importante con 2.600.000 euro questo progetto. Un progetto nel quale crediamo molto, un ritrovamento importantissimo sia per i reperti sia perché andiamo a ricostruire la storia di quanto è avvenuto. Mi piace sottolineare anche che diamo al futuro anche un'idea di come vivevano queste persone che hanno vissuto e sono stati qui a presidiare durante la guerra, perché le condizioni erano veramente quasi impossibili, e quindi questo credo che anche alle nuove generazioni come la mia, come quelle di tanti altri, può far riflettere
sui sacrifici che sono stati fatti in passato nella storia, e chissà, magari gli errori fatti non si ripetono. Si dice che per ogni colpo partito da qui ne arrivavano 50 da parte italiana, appostata sul Monte Cristallo. Questa è una montagna crivellata di colpi. Il parco sta altresì realizzando studi scientifici sulla presenza di metalli inquinanti. Partner del ritrovamento e dei lavori, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Storici. Il sogno è che la rete museale nata a Temù, arricchita dal forte Montecchio Acolico e di quello a Di Fuentes, si allarghi fino a Bormio, per non dimenticare. Ogni stagione ha una propria tipologia di incidente più frequente, di certo, ed è così da qualche anno oramai. In provincia di Sondrio quelli che si verificano più di frequente d'estate sono quelli che vedono protagonisti i ciclisti. Mountain bike, bici da corsa, bici elettrica, spesso essere esperti non basta. Ne abbiamo parlato con una guida e istruttore del bike park di Livigno. Sentiamo. Ecologica ma anche pericolosa. Difficile ormai parlare della bicicletta senza tenere conto delle decine di infortuni con tanto di approdo in ospedale che si verificano quotidianamente. Da qualche anno, e ogni anno sempre di più, l'estate anche in provincia ha visto mutare la tipologia degli incidenti più frequenti. Una volta erano soprattutto le moto e purtroppo spesso si trattava di incidenti mortali. Poi ci sono state stati dove ad avere la peggio, con episodi frequenti e anche ravvicinati, erano i cercatori di funghi, parecchi anche esperti, ma quasi sempre traditi dal terreno scivoloso che nei boschi impervi non perdona. Ultimamente a farsi male, anche molto male, sono invece ciclisti, i più spericolati, quelli del downhill, tanto per capirsi. Sì, ma non soltanto loro. Negli ultimi anni c'è la voglia di vivere la montagna a 360 gradi, in particolar modo con le biciclette. Quindi per una legge dei numeri più persone frequentano la montagna e quindi c'è la possibilità di casistiche che aumentano come incidenti. Chi ha voluto la bicicletta però non deve soltanto pedalare, ma anche proteggersi a dovere, perché le conseguenze delle cadute possono rivelarsi anche molto serie. Classiche abrasioni, sbucciature, lussazione della spalla. E questo succede perché, un po' data il fatto dall'inesperienza, da non usare un abbigliamento e delle protezioni adeguate, casco, il giusto casco, ginocchiere, gomitiere, anche per una semplice scampagnata, usare un paraschiena magari eccessivo, ma l'aiuto dello zaino può far sì che una caduta non diventi rovinosa. Sempre più diffusa è la bici elettrica o a pedalata assistita. Un'ulteriore spinta all'acquisto è arrivata anche dal recente bonus mobilità pensato dal governo nel post lockdown per promuovere l'acquisto di bici e monopattini elettrici e dunque una mobilità a zero emissioni. La e-bike predispone già a chi sceglie di andare in bici ad raggiungere quote elevate e quindi ci sente più sicuri a usare una bici bike o comunque ad affrontare delle salite impegnative che con una bicicletta tradizionale si fa fatica. Un'apparente facilità di movimento ha tuttavia il suo rovescio della medaglia. Si ci trova poi a dover scendere e la non informazione del giro, del tour, del sentiero che andranno a informare può metterli anche a serio pericolo. Indispensabile dunque salire in sella con voglia di macinare chilometri, sì, e dunque con gambe, ma anche con testa. Sicuramente essere consapevoli che si è in montagna e il percorso andrà studiato precedentemente, dalla salita, dalla discesa, in chilometri, in dislivello e in quale quote andremo poi ad affrontare, a raggiungere. Protezioni sicuramente aiutano o possono evitare delle spiacevoli piccoli incidenti, anche dei guanti, ginocchiere, gomitiere, un casco adeguato. E nel dubbio, meglio muoversi con chi sa. Affidatevi anche alle guide istruttori piuttosto che scegliete i percorsi giusti. Ed ora a Roncaglia per un evento che ha ripercorso le tradizioni, l'esposizione di fotografie e cartoline d'epoca, un concerto di musica classica e la presentazione del progetto di restauro della Cappelletta del Quadrivio hanno contraddistinto la giornata tra i vicoli del Borgo Retico. Ottima la risposta degli abitanti della zona. Simone Belletti.
A Roncaglia di Sotto, un evento che ha riunito la comunità e ha ricordato le tradizioni. La presentazione del progetto di restauro della cappelletta del Primuleo del Quadrivio e l'esposizione di fotografie e cartoline d'epoca sulla costiera dei Cec hanno caratterizzato la giornata tenutasi nei vicoli del borgo retico. Massiccia la risposta dei cittadini. Ciò che è stato è parte di noi il progetto promosso dai volontari Patrizia Rovedatti e Roberto Paruscio e sostenuto dall'Associazione Culturale Morbegnese e Valtellina. È stata una giornata meravigliosa, abbiamo avuto la possibilità di poter esprimere con gioia tutto quello insomma, che vogliamo creare per questa grande cappelletta, ecco, quindi io ringrazio veramente sentitamente le persone che mi sono state vicine e che hanno reso questa giornata speciale e indimenticabile. Quando appunto Patrizia e Roberto sono venuti da noi per proporci questo tipo di iniziativa, non abbiamo potuto rifiutare, anche perché come tanti sanno la vocazione della nostra associazione è anche quella culturale, quindi la possibilità di essere partecipi di un intervento di questo tipo, di un restauro di una struttura che è storica appunto di Roncaglia, non ha potuto che vederci partecipi, contenti. Ogni abitante di Roncaglia ha dato il suo contributo nella realizzazione dell'evento. Chi ha cercato fiori nei campi, chi ha sistemato la propria casa, chi ha tirato fuori da casa propria oggetti e vecchi ricordi. La giornata si è aperta con un momento di preghiera accompagnato da suora Elena Balatti, missionaria combognana in Sud Sudan. Poi un concerto musicale all'aperto eseguito dai giovani morbegnesi Pietro Ciapponi alla tastiera e Giulia Barbera al violino. Dulcis in fundo la parte più importante con il trasferimento davanti alla cappelletta del Quadrivio, dove sono ufficialmente partiti i lavori di restauro. Un'opera che funge da raccordo fra quattro frazioni, Roncaglia, Caspano, Serone e Civo, all'epoca punto di ritrovo degli abitanti della zona. Un'operazione che non vuole essere fine a se stessa, ma dà impulso verso altri interventi di recupero di cappelle dislocate nella costiera retica. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, appuntamento alle prossime edizioni del TG di Telesondrio News. Buona serata. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look, al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa, a Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19, giovedì aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.